Siamo in Calabria, nella provincia di Catanzaro e nel Parco Nazionale della Sila. Oggi visiterò il centro visita località Monaco di Antonio Garcea e siamo nelle vicinanze di Villaggio Mancuso e nel comune di Taverna. Qui, intorno al primo ventennio del Novecento, prende vita il complesso del Corpo Forestale dello Stato per dirigere un'attenta politica di rimboschimento, di segagione oculata e di protezione dell'ambiente. E questo è il Teatro Verde con la capienza di 500 posti a sedere. E oltre al sentiero didattico c'è anche il sentiero per i non vedenti. Seguiamo il sentiero didattico. Alcune aree sono state destinate a centri di ambientamento e diffusione per caprioli e cervi e a centro didattico dimostrativo per daini e c'è anche uno per esemplari di gufo reale. Allora? Non viene? Ciao! Ortensie. I Flintstones. E qui le ortensie hanno preso più sole e sono più azzurre. E questo è il museo La foresta dell'uomo ed ecco il recinto di Caprioli e qui abbiamo un'altra bella capanna. Bel canale e qui quando scende l'acqua è uno spettacolo. È convogliata. Sono in compagnia della natura, che è qualcosa di meraviglioso. Ed eccomi giunto al ponte che ho visto dall'alto e credo che adesso comincerò a risalire, forse, ma penso di sì. Bellissimo ponte. Un'opera d'arte. Ed ecco un altro piccolo ponte.
il villaggio della memoria. Un po' morbidi qua i legnami, e qui siamo al villaggio rurale dell'antica Sila. Pagliaio del carbonaio, qua ci sta il pozzo con l'acqua, gli attrezzi agricoli, l'arato, i diversi tipi ce ne sono, e c'è quello anche per rompere i tagli dell'aratro. E qui abbiamo altre capanne. Non so a cosa serviva, non certo per fare i dolciari. E qui c'è il forno dove naturalmente cuocevano il pane, tutto il cibo che serviva. Qua abbiamo l'aia dove si rilassavano e facevano i lavori domestici. Baracca del boscaiolo. Ancora un ponte. Diciamo che questo è un po' più datato, si vede dallo stato del legno. Speriamo che tenga. E qui c'è l'imbarazzo della scelta per il sentiero. E qui abbiamo anche il giardino delle piante aromatiche e medicinali. E ora si risale. Mimetizza bene l'albero. Il gufo reale. E con queste immagini sta terminando il video. E un saluto a tutti. È una vecchia mietitrebbia. È il sorbetto dell'uccellatore e da queste bacche fanno un estratto di liquore spettacolare.